Grazie di questa opportunità di riflettere intorno a un tema davvero stimolante che mette insieme la questione del ministero con la questione della vocazione. E ringrazio perché ho potuto ascoltare molti interventi e di conseguenza posso rispondere sulla base di molte impressioni, suggestioni, anche stimoli che mi sono arrivati dai diversi interventi e dalle diverse proposte. E ho voluto proprio aspettare per redigere la mia riflessione. Mi ricordo una partecipazione a un altro incontro in cui quello che occupava questa funzione nel convegno, cioè il professor Salman, giusto per non dire i nomi, no, che disse: "Bah, io queste cose che avete detto così, ti ricordi? Bene, bene." E quindi e andò poi per strade sue, naturalmente sempre molto originali, per non dire singolari. No? Così, quindi rispetto a quello cercherò di percorrere la via inversa, di un ascolto, di una riproposta, a partire anche da una riflessione che vado facendo da alcuni anni sul ministero ordinato a partire dal Vaticano II. Per cui dichiaro da subito che molte delle cose che dico no, sono sicuramente conosciute, ma sono legate proprio ai documenti conciliari. E vorrei fare una premessa e un'affermazione di principio. E la premessa è il partire da dove, no, è stata posta anche questa mattina come domanda. E naturalmente si potrebbe partire dalla vocazione o dal ministero ordinato, ambedue le possibilità sono percorribili, ovviamente l'impressione sarebbe diversa come guidando sulla stessa strada, se vai in una direzione o nell'altra l'impressione è assai diversa, pur essendo la strada la medesima, però il punto di arrivo potrebbe anche essere molto diverso. Preferisco partire dall'elemento conosciuto rispetto a quello meno conosciuto, quindi dal ministero ordinato rispetto alla vocazione, e anche perché mi pare che sul ministero ordinato si possano dire cose più, diciamo, precise, con tutte le modificazioni che ci sono state, e temo un po' la via del registro della vocazione, perché mi pare che si possa spesso fare molta letteratura, e una letteratura che non sempre è aderente perlomeno all'ecclesiologia, e molto spesso invece ha un vissuto individuale che non aiuta forse a chiarire alcuni elementi fondamentali della chiamata al ministero ordinato. Quindi questa è la mia premessa. L'affermazione di principio. Molte volte è entrato in campo il richiamo all'ecclesiologia. Io sono assolutamente convinto e ho anche sostenuto la possibilità di fare una tesi di dottorato intorno a questo, circa la corrispondenza tra il modello di Chiesa e il modello di ministero ordinato. I due è una forse constatazione banalissima, tuttavia se non la teniamo presente noi continuiamo a ragionare di una cosa in termini assoluti non ricollegandola invece al contesto ecclesiologico. Naturalmente quando si tratta di due termini il problema è chi determina cosa, chi comanda cosa, no?
E mi pare di poter dire che Trento, il Concilio di Trento, ieri il padre Cesare richiamava appunto la scala degli ordini minori, degli ordini maggiori, che non ha, anche per intervento diretto del Papa che ha impedito di trattare la questione del papato e di conseguenza la questione ecclesiologica, quindi il Concilio di Trento non ha una ecclesiologia, ma dal Concilio di Trento nascerà una ecclesiologia e è il ministero a determinare la figura di Chiesa. E in base alla difesa della gerarchia ecclesiastica, che poi nascerà il modello di chiesa, chiamiamolo piramidale o se si vuole meglio dicotomica tra ecclesia docens e ecclesia discens. Quindi in questo senso c'è un profondo condizionamento del modello di ministero sul modello di chiesa, al punto tale poi che quando si arriva a risolvere la questione del primato, no, si compone perfettamente la piramide. No, quindi in questo senso mi pare importante renderci conto di questo aspetto. E per il Vaticano II noi assistiamo a un cambio del modello ecclesiologico. Quindi dobbiamo chiederci come e quanto il cambio di modello di Chiesa determina domanda, impone, sollecita un cambio di modello di ministero. Quindi questo mi pare assolutamente importante da tenere presente. Oltretutto, qui è una annotazione che mi pare assolutamente necessaria da introdurre, gli elementi che il Concilio Vaticano II introduce di novità rispetto al modello tridentino, non sono determinati propriamente dalla volontà di cambiare il modello di ministero, ma dalla modificazione del quadro ecclesiologico. Quindi da questo punto di vista a me pare importante riflettere sul modello di Chiesa. E quindi confrontare questo cambio, questa rivoluzione copernicana, come diciamo in ecclesiologia, operata dal Vaticano II, in maniera tale che ci si renda conto come è proprio il cambio di modello di Chiesa che determina un necessario, se volete, adeguamento o ripensamento del modello di ministero. Per rendere chiaro quello che vado dicendo, vado ad enucleare anche gli elementi di novità che il Concilio ha introdotto intorno al Ministero ordinato. Perché oltretutto, ed è una cosa che è assai sorprendente per certi versi, ha 50 anni passati, suonati, dalla chiusura del Concilio, una riflessione intorno a questi elementi tutti insieme, no? E di conseguenza una riflessione su un ripensamento globale del Ministero ordinato a partire dal Vaticano II non sembra ancora pienamente compiuta, no? Quindi bisogna ancora rifletterci, ancora lavorarci. Quali sono questi elementi, diciamo, di differenza? Giocando come facevo una volta, o credo lo faccia ancora, la settimana ecclesiastica con i due quadri uguali e con gli elementi di differenza, io sono andato a individuarne, sette. E guarda caso, sono tutti contenuti nei primi due documenti del Concilio, cioè se volete Christus Dominus sui vescovi, Presbyterorum ordinis sui presbiteri e l'ottavo
Tatantotius sulla formazione, non portano elementi particolari di novità dal punto di vista sostanziale della dottrina. Lo portano dal punto di vista della riforma della vita, tutto quello che volete, ma dal punto di vista della dottrina io non trovo, se ci sono, sono elementi che ripetono quanto è contenuto in Sacrosanctum Concilium 1 e in Lumen Gentium 6 elementi. L'elemento contenuto in Sacrosanctum Concilium, mi pare che gli sia stato dato poco valore, poca attenzione, ma a me pare no, il sacerdozio di Cristo, il primo. Lo dico così perché non tanto sono delle affermazioni nuove, quanto piuttosto perché, almeno sul sacerdozio, quanto piuttosto perché c'è il recupero dell'unità celebrativa del mistero pasquale, no, per cui si afferma che Cristo è sempre presente alla sua Chiesa, no, e unisce sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, e di conseguenza viene ripetuto quanto diceva Pio XII sul culto pubblico integrale che è celebrato dal corpo mistico di Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Quindi in questo senso mi pare che ci troviamo di fronte a un discorso veramente capace di superare la concezione tridentina in cui l'Eucarestia, meglio la Messa, no, dobbiamo essere precisi rispetto ai documenti di Trento perché era particolarmente attento al linguaggio, la Messa è ripetizione incruenta del sacrificio cruento della croce. Cristo ha lasciato alla sua Chiesa questo sacrificio spirituale in maniera tale che poi questo fosse applicato ai singoli, quindi ai membri della Chiesa, per la remissione dei peccati. Quindi in questo senso potremmo dire il prolungamento del sacerdozio di Cristo che non doveva venire avviene per sacerdotes, no, i quali appunto celebrano, cioè rivestono questa dignità di alter Christus, no? E di conseguenza celebrano il sacrificio della Messa in maniera tale che questa sia poi applicata e i benefici siano applicati ai fedeli. Questo spiega perché fosse possibile celebrare la Messa, come dire, spalle al popolo, fosse possibile che il popolo non partecipasse, fosse possibile no, che tutto quello che hai citato tu intorno a una spiritualità di presbitera, meglio sacerdotale, pardon, l'insistenza è particolare anche perché se tenete presente le redazioni di Presbiterorum Ordinis abbiamo un punto di partenza, il De Clericis. Un secondo è un De Sacerdotis, il terzo è De Presbiterorum Ordinis. No? E quindi è interessante, no? Il Presbiterorum, è interessante che ci troviamo veramente di fronte a un passaggio di recupero del grado del sacerdozio meglio del sacerdozio nel grado del presbiterato e di conseguenza no, dobbiamo renderci conto di come sia avvenuto. Questo aspetto mi pare assolutamente fondamentale perché di fatto, ma ad esempio, mi sembra talmente stucchevole la querel su chi celebra, se è l'assemblea o il celebrante, no? Ma in realtà perché partiamo da una competizione, ma se noi entriamo in questa comprensione del sacerdozio di Cristo, è Cristo stesso che celebra e
unendo a sé sempre la Chiesa, sua sposa amatissima, per cui la funzione del ministro è sempre quello di agere in persona Christi, cioè di ripresentare quel Cristo capo in maniera tale che la Chiesa, l'Assemblea, sia capace di celebrare, cioè sia capace di esercitare quel sacerdozio comune che intercede per il mondo intero. Padre Cesare questa mattina ci ha fatto fare la preghiera eucaristica, partendo dal Papa, partendo dal mondo intero, è una comunità, no, che intercede, che domanda che il mondo intero possa giungere a quel compimento, cioè la Chiesa in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento di unità, di unione con Dio, di unità del genere umano, e questa unità è realizzata nel momento in cui la Chiesa celebra insieme con Cristo, cioè esercita il suo sacerdozio. Almeno questo mi pare, no, si possa intendere. Ma ancora questo ha bisogno di essere macerato, di essere portato dentro la vita dei giovani preti, i quali invece tornano facilmente indietro a una forma identificativa di ruolo, anche di prestigio dentro nella vita della Chiesa, e Trento gli offre sicuramente, il rito di San Pio V gli offre sicuramente questa via. Secondo elemento, il recupero del sacerdozio comune. E non tanto e non solo per la enfasi che è stata messa sulla novità del recupero, anche perché il catechismo romano, il catechismo di Trento, no, contiene nel paragrafo 284 esattamente un riferimento al sacerdozio interiore. No, se l'avessero mantenuto probabilmente non saremmo arrivati, no, al problema di diciamo così del Vaticano II, che sembra fare chissà quale rivoluzione, no? E però sottolineo di questo numero 10 di Lumen Gentium l'aspetto del mutuo ordinamento: sono ordinati l'uno all'altro in quanto partecipano dell'unico sacrificio, dell'unico sacerdozio di Cristo in maniera peculiare, cioè ognuno suo proprio modo. Ma questo ordinamento reciproco, no, per cui il sacerdozio ministeriale esiste in un rapporto costitutivo con il sacerdozio comune. E nella prassi attuale non solo non è sufficientemente sottolineato, ma è costantemente indebolito. Quante sono le edizioni di orientamenti a norme? Mi pare tre. Nella prima c'era un riferimento, nella seconda c'è un riferimento vago ai laici, nella terza non c'è più niente. Ma se non c'è il rapporto tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, se manca il vincolo, la possibilità che ne viene è quella di parlare del sacerdozio ministeriale in termini di assolutezza, di autoreferenzialità, di riferimento a qualcos'altro, no? Sottolineava proprio Padre Cesare stamattina il termine riferimento, no? Di riferimento a Cristo. Ma nel riferimento a Cristo noi troviamo una logica della spiritualità, e noi sappiamo che le spiritualità sono tante quante le teste, sono tante quante le persone. Poi possono mettersi insieme alcuni, no, ma qualcun altro può avere anche le due spiritualità, no, così, quindi le raddoppiamo. Quindi in questo senso mi pare che il vincolo sia assolutamente costitutivo e sia determinante per ricomprendere anche la logica della chiamata. Quindi in questo senso abbiamo degli elementi che ci aiutano in maniera particolare. Perché oltretutto il vincolo determina che cosa? Che il ministero, il sacerdozio ministeriale o gerarchico, dice Lumen Gentium 10, viene a configurarsi unicamente, sempre e solo, come forma di servizio al sacerdozio comune, al popolo di Dio. Cioè, non esisterebbe alcuna funzione ministeriale
se non esistesse un popolo di Dio da servire. Questo è un aspetto che oltretutto introduce un altro elemento, la dimensione, qui metto insieme due termini che sembrano confliggere, ma costitutivamente o ontologicamente funzionale, e dico in questo senso perché se parlo di dimensione funzionale questi qui mi si spaventano, andando così, gli studenti, e dicono ma è ontologico, certo, ontologicamente funzionale, non è così, eh? Esiste nella forma del servizio, la forma della relazione nella modalità del servizio, e qui probabilmente la formulazione conciliare è anche un pochino debole, perché la reciprocità non è così, cioè, esistono due termini nei quali uno comanda, che è quello del sacerdozio comune, e l'altro serve. Mi pare un elemento anche molto interessante per una spiritualità del servizio. Siamo a due. Terzo elemento che ha rotto il sistema. E non ha a che fare con la riflessione sul ministero quanto nella diciamo necessità di riequilibrare il rapporto con il primato e la affermazione della sacramentalità dell'episcopato. Lumen Gentium 21. E Lumen Gentium 21, tutti sappiamo che il Concilio ha scelto, o meglio i due papi hanno scelto di non fare dichiarazioni o definizioni dogmatiche. Però non è che la commissione teologica non le avesse preparate, no. E se voi leggete il testo di Lumen Gentium 21, vi accorgete che quella è una definizione dogmatica non arrivata a maturazione, perché perché mancava la volontà da parte dei papi e perché manca il verbo definisce. Però insomma ci vuole poco a rendersi conto, e mi pare che valga la pena anche di leggerlo, perché è quanto siamo andati ascoltando nella relazione di Don Tullio, di Padre Cesare, ma anche nei riferimenti questa mattina di Don Giovanni. E aver detto appunto della grandezza di questo compito, dice: insegna pertanto il Santo Sinodo che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'ordine. Quella cioè che l'uso liturgico della Chiesa e la voce dei Santi Padri chiama il sommo sacerdozio, la somma del sacro ministero. Poi la traduzione oscilla, chi parla di il vertice, perché è summa il termine, e chi parla di pienezza, io preferisco la somma, cioè uno più uno più uno. Andando così, poi spiegherò perché. No. Oltre alla funzione di santificare, la consacrazione episcopale conferisce anche le funzioni di insegnare e governare, le quali però per loro natura non possono essere esercitate se non nella comunione gerarchica con il capo e con le membra del collegio. La tradizione, infatti, no, che si esprime specialmente nei riti liturgici, nell'uso della Chiesa sia orientale, sia d'Oriente che d'Occidente, mostra chiaramente che con l'imposizione delle mani e le parole della consacrazione viene conferita la grazia dello Spirito Santo e impresso il carattere sacro, così che i vescovi, in modo eminente e visibile, svolgono la parte dello stesso Cristo, maestro, pastore e sacerdote, e agiscono in persona Christi. E quello che è interessante è che questa affermazione non si muove sul registro della potestas iurisdizionis, ma si muove sul registro della capacità del munus santificandi, quindi della potestas ordinis. Quindi no, questa affermazione che cosa fa? Sovverte completamente, no, la relazione che era stata costruita non tanto da Trento, perché Trento dice
nel decreto sull'ordine che al sacerdozio, che è unico, appartengono prima di tutto i vescovi, i quali sono superiori ai sacerdoti. No, quindi conserva, no, questa oscillazione, questa esitazione, ma dalla teologia post-tridentina, che riprendendo lo schema binario potestas ordinis, potestas jurisdictionis, dice sono uguali per potestas ordinis, cioè il conficere eucharistiam, il potere sul corpo eucaristico, sono diversi per il potere sul corpo ecclesiale, cioè la potestas jurisdictionis. E il Catechismo Romano mette dentro un'altra scala. No, l'unico sacerdozio, no, ma siamo in questo riferimento, no, è distinto in semplici sacerdoti, i vescovi, gli arcivescovi, i patriarchi, il papa. No, è riformulata la piramide, no, e poi che metta dentro i patriarchi, come dire, no, forse più utilmente, no, in quel tempo, ma la riforma della curia con i dicasteri è venuta un pochettino dopo, no, probabilmente avrebbero sostituito con i cardinali, con buona gioia di Don Tullio che, no, fa la rima, no, il Signore che chiama buoi e animali, no, accolga anche alla nostra mensa i cardinali. No, così, questo quando era rettore, no, carinissima, così le rime di Don Tullio. Questa affermazione della sacramentalità dell'episcopato fa saltare quell'equilibrio. No, perché bisogna riconfigurare la relazione vescovi-presbiteri nell'unico sacerdozio, pienezza del sacerdozio. E la partecipazione dei presbiteri è al sacerdozio di Cristo o al sacerdozio del vescovo? No, è chiaro che qui bisogna trovare una spiegazione teologica. È chiaro ed è evidente, secondo Lumen Gentium 28 e poi tutte le esplicitazioni, che è partecipazione al sacerdozio di Cristo, ma nella comunione, nel vincolo fondamentale con il vescovo, il che ha come conseguenza che l'elemento en passant che viene inserito tanto in Lumen Gentium 28 quanto in Presbiterorum Ordinis 8 diventa invece determinante, quello del presbiterio. Quindi la forma della relazione, no, è quella esattamente dell'essere assunti nell'ordo presbiteri in relazione con dei fratelli, in relazione con un vescovo che è principio di unità, principio e fondamento di unità di quel presbiterio. In realtà Lumen Gentium è andato anche oltre, poi Christus Dominus 11, che afferma che la diocesi è una portio populi Dei affidata al vescovo, coadiuvato, meglio, cooperato dal suo presbiterio, con cooperazione. No, per cui, no, è interessante che quando appare il vescovo con il munus comunitatis, no? O il ministerium comunitatis, è sempre con il presbiterio, cioè la funzione personale del vescovo non può essere svolta in forma individuale, ma sempre nella forma della compresenza del presbiterio, nella modalità del sacerdozio. Quindi questo è il quarto elemento, quello della modificazione del rapporto. Il quinto elemento, chiaramente, è il recupero o il ripristino del diaconato come grado proprio permanente della gerarchia. E qui c'è un elemento che interessa profondamente il ministero ordinato. Perché? Perché dice con chiarezza Lumen Gentium 29 che il diaconato è ad ministerium, non ad sacerdotium. Quindi, in questo senso, che cosa significa questo ad ministerium? Tutti, no, insistono sull'antica formula, è stato richiamato Bott questa mattina, sull'antica formula del ad ministerium episcopi, e di conseguenza c'è una relazione costitutiva tra il vescovo e i suoi diaconi, e i diaconi, no?
i quali non sono configurati in un, scusate la bestemmia, no, che viene utilizzato in un diaconerio, no, perché i diaconi sono, no, ministri a servizio della Chiesa in un legame costitutivo con il Vescovo. Cioè il ministero del Vescovo non si svolge, non si esaurisce unicamente nella modalità, potremmo dire, cultuale, se volete, o comunque sacerdotale. C'è una realtà di più, no, che può essere allargata, ma questo, come dire, in una riflessione intorno al diaconato. Però questo determina la necessità di cercare una spiegazione nei gradi, se volete, dell'ordine. E qui abbiamo dei gradi nel sacerdozio e dei gradi nell'ordine. I gradi nel sacerdozio sono, no, la pienezza e poi la formula che citava ieri il padre Cesare, il secondo grado, cioè quello del presbiterato, che è nella forma dell'unione con i vescovi. Ma e sono, potremmo dire, no, al vertice, se vogliamo utilizzarlo così, o nella forma della pienezza, quello del vescovo, nella forma partecipata, cioè in una partecipazione al sacerdozio di Cristo, dimensione cristologica, ma nella forma della comunione o dell'ordo presbiteri, quindi dimensione ecclesiologica, dai presbiteri, no, e quindi dal presbiterio. È evidente che poi c'è l'altra faccenda dei gradi, qui è una questione, perché quando tu giochi per 20 secoli la stessa parola su piani diversi, poi quando vai a tirare le fila ti trovi, no, con un po' di confusione. Allora ci sono i gradi nell'ordine, e i gradi nell'ordine sono utilizzati in scala ascendente. Diaconato, no, che in gran parte è ancora transeunte, poi presbiterato, poi episcopato, come se fosse anche qui riproposta non tanto una scala degli onori, ma una scaletta di servizio, come dire, così da Vaticano II un pochino più discreta. In realtà io non so se questa è veramente la spiegazione, no, che da giustificazione, no, delle affermazioni del Vaticano II. Io spiego così, e la spiego ecclesiologicamente, che la pienezza del sacerdozio sta nel vescovo, il quale vescovo è tale e ha questa pienezza in ragione del fatto che è il portatore dell'apostolicità, in ragione del fatto che è principio e fondamento dell'unità della sua Chiesa particolare. Cioè, il Vaticano II dice che la diocesi è Chiesa particolare, nella quale è presente e agisce la Chiesa di Cristo, una santa cattolica apostolica, in ragione del fatto che c'è il Vescovo. No, e che il Vescovo ha avuto questo riconoscimento, come dire, che l'Episcopato ha avuto questo riconoscimento del principio di sacramentalità. Cioè, l'Eucarestia che viene chiamata, la parola, il Vangelo che viene richiamato, c'erano anche prima. In realtà anche il Vescovo c'era prima, tuttavia era un Vescovo funzionario, mandato dal Papa. Nell'unica grande diocesi, no, che era la Chiesa Cattolica, governata dall'unico vescovo che era il Papa, collaborato, no, dai suoi funzionari che erano no, i prefetti nelle regioni ecclesiastiche. Il fatto che funziona ancora così, no, sì, però a livello di principio è cambiato. A livello di principio l'affermazione della sacramentalità dell'Episcopato determina che e non si parla più di un territorio, ma si parla di una portio populi dei, no? E la portio populi dei è realmente il popolo di Dio in questo luogo, congregato nello Spirito Santo, no? Con il principio di unità che è il Vescovo, il quale non è solo principio di unità della sua portio populi dei, ma è principio di unità del suo presbiterio. E quindi è sintesi di tutti i doni, di tutti i carismi, no? Ma
hai voglia di camminare per questa via? No. Allora vedete, in questo senso io disegno questa relazione Porzio Popoli Dei con il suo vescovo, il quale vescovo ha una forma di presenza alla sua chiesa, alla Porzio Popoli Dei, e mediante, con e mediante il presbiterio, no, quindi con cui forma una unità. È interessante che se uno è presbitero, no, allora il vescovo è dentro il presbiterio. Se uno diventa vescovo, il vescovo è sopra il presbiterio. No, sono quisquiglie. In realtà c'è un legame così vincolante per cui il presbiterio esiste come fraternità di presbiteri dedicati a una chiesa in ragione poi anche dell'incardinazione, e con il vescovo come principio di unità. In maniera tale che quando manca il vescovo, la Chiesa domanda il vescovo, no? In maniera tale che sia compiuta la dimensione dell'apostolicità e di conseguenza possa essere in pienezza manifestata la natura di Chiesa. Allora, in questo, ma c'è anche l'altro versante, uno è sacerdozium, quindi ripresentazione di Cristo capo nell'agere in persona Christi, e dall'altra parte ad ministerium, con tutte le possibilità ministeriali, con tutte le verifiche che siamo d'accordo con l'Eucaristia, perché non ci sono i poveri che sono lasciati fuori, perché non ci sono gli immigrati che non vengono accolti, o tutti questi aspetti. Quindi, e sono due registri diversi, e siamo a cinque. Il sesto, no, è un aspetto che a me fa impressione, no, così. Sono contento di riconciliarmi con i canonisti, perché c'è una canonista donna competente e carina, quindi facciamo, no, questa cosa che non guasta. Perché io mi domando, no, ma ci vuole rispetto dei documenti del Concilio? Allora, se il Concilio non assume, ma neanche Trento l'aveva assunta, quindi ci sono delle operazioni di ermeneutica conciliare molto delicate, no, se il Concilio non assume il binomio potestas ordinis potestas iurisdizionis, ma assume i tria munera, com'è che tu, e tu è un tu generico, reintroduci surrettiziamente, no, questo binomio, e fai funzionare tutta questa faccenda e costruisci su questa faccenda, no, il primato della Chiesa universale sulle Chiese particolari, e soprattutto con questo gioco, no, è la faccenda del collegio e dell'appartenenza al collegio, con la possibilità di una moltiplicazione indefinita dei vescovi titolari, che, voi sapete che le diocesi sono circa 3.000 e qualcosa, ma i vescovi sono più di 5.000. Ora, è vero che una buona parte è fatta di vescovi emeriti, ma i vescovi titolari sono più di 1.500. Non sono cresciuti e rischiano di crescere esponenzialmente. Allora, voi capite che qui è indebolita la relazione costitutiva del vescovo con la sua Chiesa. Quindi è indebolita la dimensione sponsale della Chiesa. No, e quindi cosa vai a chiedere? È ovvio che era venuta fuori, no? Adesso pare che, insomma, sia stato dato un freno a questa cosa, ma era venuta fuori una logica nella quale un vescovo è buono, è bravo, è capace, se passa da diocesi piccola a diocesi media, da diocesi media a diocesi grande, da diocesi grande a curia romana. È una follia. Cioè, salta completamente proprio il vincolo di sponsalità. Quindi, a me sembra. L'ultimo, ed è interessante, perché è un argomento ex silenzio. Cioè, la difficoltà del Concilio, qui qualcuno sobbalza sulla sedia, ma anda così, a parlare dei presbiteri religiosi.
In Presbiterorum Ordinis aggiustano la faccenda dicendo che quello che vale per i preti diocesani con i dovuti adattamenti si faccia anche per i religiosi, ma poi ti accorgi che non funziona. E allora, questi elementi permettono di fare tante ampie riflessioni e probabilmente permetterebbero anche di arrivare a conclusioni assai diverse secondo le diverse sensibilità o i diversi stati di vita, no? Però mi pare che valga la pena allora di confrontare questo aspetto con la situazione precedente dalla quale noi arriviamo. Perché fondamentalmente oggi noi facciamo ancora funzionare un modello tridentino o, come dire, abbiamo messo come negli organismi di comunione, no? E quello che funziona è l'esistente tridentino e poi abbiamo messo questo accanto o sopra, ma funziona come il cacio sui maccheroni e non l'abbiamo mischiato adeguatamente, per cui sono del tutto superflui, cioè una diocesi può andare avanti benissimo senza gli organismi di comunione, e molti la fanno andare avanti, no? Forse anche meglio, no? Come dire, no? Senza. E così è il caso di vedere se noi continuiamo ad applicare un'ecclesiologia tridentina o abbiamo recepito, no, questi elementi di novità. Ora, il punto di partenza è, o meglio, il punto di confronto è quella Chiesa gregoriana che è finita, cos'era, l'11 di febbraio del 2013. Secondo me la Chiesa gregoriana è finita lì, quando un uomo vestito di bianco ha fatto un atto di rinuncia, determinando la separazione tra persona e ufficio, per cui l'ufficio è più importante della persona. Lì finisce la riforma gregoriana, la Chiesa della riforma gregoriana, che ha sparato in alto il Papa in ragione della competizione con l'imperatore. No. Allora, in questo senso, a me pare, no, di cogliere alcuni elementi, vado veloce, ma credo che siano elementi che vanno, come si dice oggi, attenzionati, no? E quella Chiesa è una Chiesa di monaci. Ora, se l'ideologo è Gregorio VII, il teologo è Pier Damiani. Stiamo a casa, no? No. E Pier Damiani impone un modello monastico a tutti. Impone un modello monastico ai laici. Oltretutto oggi verrebbe stangato non poco perché dice lavora il meno possibile per dedicarti alla preghiera. Ma impone il modello monastico ai preti. Ora, voi sapete che Pier Damiani era cardinale vescovo di Ostia. A Ostia, più che le pecore, altro non c'era, quindi non... E riceve in incarico la chiesa di Velletri, la chiesa suburbicaria di Velletri, i 7 cardinali vescovi intorno. È interessante perché per secoli, no, i due titoli vengono mantenuti uniti e il decano è sempre il cardinale vescovo di Ostia Velletri, no? E a Velletri c'è ancora il porticato dei canonici, che adesso l'hanno aperto da un lato facendolo piazza, ma in realtà era un porticato, una specie di chiostro chiuso con le camere dei canonici, no? E tutto quello che lui dice intorno ai canonici è esattamente configurato sulla regola monastica. Quindi i canonici, no, vivono alla misura dei monaci, nella modalità dei monaci. Quindi è una imposizione di questo genere, è interessante se noi poi andiamo a cogliere diciamo, il fondamento di questa Chiesa, andiamo dal diritto canonico graziano, duo sum genera Christianorum clerici et laici.
Ma la descrizione dei chierici fatta da Graziano 1140 è dei monaci. No. E c'è una interessante affermazione, un inciso, in cui Graziano dice: e chi può giudicare Dio che sceglie i suoi? I suoi, quelli che vengono eletti, no? E quindi in questo senso si crea proprio una dicotomia. Ma in questa dicotomia si infila dentro che cosa? Poi tutto il movimento che arriva un secolo dopo, ma neanche. In realtà siamo in concomitanza con questo, ma l'istituzionalizzazione ha bisogno di ancora un po' di tempo, dei movimenti pauperistici, no, che vengono clericalizzati. Per cui ti riconosco a condizione della clericalizzazione. Quindi, nati come movimenti laici, vengono clericalizzati e diventano le truppe i luoghi di trasmissione, la rete di trasmissione dei comandi del Papa. Il Papa non avrebbe mai vinto la battaglia contro i vescovi se non avesse avuto le truppe cammellate, mi scusi noi così, di francescani, domenicani, poi agostiniani e carmelitani, che diventano con un sistema parallelo, ma con un sistema parallelo tale per cui la forza degli ordini religiosi determina un punto di attrazione, perché non bisogna dimenticare un elemento, è quello che veniva richiamato prima nel canone. Ciascuno ha diritto di scegliere lo stato di vita, quindi se uno vuole farsi frate, si faccia frate. Poi è chiaro, sono i frati che determinano se accettarlo o non accettarlo, se è buono o se non è buono. No, ma è una scelta personale. Ma perché ti sei fatto frate con quella barba lì? Non ti hanno voluto. Ecco così. Con Boniano, così. Eccetera, eccetera. No. Farsi gesuita è una scelta. Quindi, però, io mi ricordo ancora, no, il pretino formatore con un'aura da santo, il quale diceva con una modalità così ieratica e mistica: no, perché noi abbiamo di più dei preti diocesani, perché oltre all'ordinazione abbiamo i voti. Io ragazzino non capivo, non dico, ma cos'è sta roba? Era una competizione, come dire, sottile, no? In questo. Che cosa è accaduto? Guardate, io non voglio dire nulla di più che questa breve affermazione, guardate i documenti, guardate anche i documenti del Vaticano II, cioè il tentativo di equiparare lo stato clericale con lo stato religioso. Per cui il tentativo di far apparire la obbedienza al vescovo come corrispondente al voto di obbedienza, celibato con la castità e naturalmente per quanto riguarda la povertà, la famosa affermazione, no, che i religiosi fanno il voto e noi lo viviamo. Piccola cosa. Non so se sapete anche la battuta che era uscita relativamente ai voti, no, dopo il concilio girava, no, povertà, castità, obbedienza, no, e allora bisogna riformularla, no, povertà finanziata, obbedienza democratica e castità periodica. Si fa quel che si può, così, ma questo per allora a me pare da questo punto di vista che sia necessario scindere nettamente i due percorsi, perché i due percorsi sono fondati su due istanze e due esigenze profondamente diverse. Nessuno può impedire a chi che sia di scegliere lo stato di vita, naturalmente con tutte le modalità del discernimento, però è una dimensione personale. Ma il ministero nella Chiesa è una istanza e un'esigenza ecclesiale, cioè potrebbero non esserci più neanche un frate sulla faccia della terra
No, oddio, non è così, ma naturalmente questo non significa che bisogna cancellare, qui non posso entrare dentro tutta la questione, ma Monsignor Marconi ieri ha dato alcune indicazioni che mi sembrano interessanti. Nella questione dei presbiteri regolari, però lì bisogna discutere, no? Perché ad esempio, per quanto riguarda i cappuccini, no, sono nati come fraternità e volevano la equiparazione di fratelli laici e fratelli presbiteri, no? E allora, i frati sono nati come movimento laicale. Ieri la madre ci ha parlato, no, della presenza per il servizio Maltaris, no? E allora, non c'è una necessità in questo, per quanto riguarda gli ordini antichi fino almeno al Concilio di Trento. Altra questione, no, è ad esempio la nascita degli ordini al Concilio di Trento e dopo, perché nascono, no, come loro, come gesuiti, come ordini clericali. No, e nascendo come tali, devono essere rispettati come tali. Bisogna trovare una spiegazione, ho provato a proporla in un articolo che è comparso adesso sulla rivista di Assisi perché mi avevano chiesto il rapporto tra vita religiosa e chiesa locale. E mi pare che sia pensabile un'appartenenza alla Chiesa universale che si incarna dentro le chiese particolari, no? In una forma di circolarità, ma questo è un discorso complesso. Vado avanti nella mia idea dicendo c'è una necessità di distinguere, se volete, no, giocando con le parole, di scatenare i due discorsi che sono tenuti troppo fortemente vincolati, no? E riconnettere invece in chiave, in prospettiva ecclesiologica, il modello di ministro con il modello di chiesa e quindi di conseguenza qui il Concilio Vaticano II ci offre alcuni passaggi che mi sembrano particolari. E anzitutto possiamo provare a dare una risposta sulla base di due registri: la necessaria reciprocità di sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, che ho detto prima, e la circolarità tra Chiesa universale e Chiesa particolare, la mutua interiorità tra Chiese universale e Chiese particolare. Anzitutto il necessario riferimento tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale. Ne ho già parlato prima e quindi basta soltanto una battuta. Mi pare che sia assolutamente fondamentale che noi abbiamo il coraggio di parlare di munus. Cioè, il ministro ordinato, noi ci scagliamo tanto contro l'identificazione del ruolo, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà il ministro ordinato svolge un ruolo, ha una funzione. Si parla di funzione, si parla di munus. Si parla di una realtà legata al fare qualcosa e al fare degli atti che permettano al popolo di Dio, no, di ricevere i beni che Dio ha destinato al popolo. Vangelo ed Eucaristia, prima di tutto. Il reggere il popolo di Dio in ragione di questa possibilità di essere santificati e di partecipare alla salvezza, alla redenzione. Quindi mi pare, no, importante. No, anzitutto riaffermare la relazione perché altrimenti c'è autoreferenzialità, la possibilità di parlare, no, in continuazione, allora ogni 3, 4, 5 anni, secondo le sensibilità, cambiano i modelli di prete. In realtà, come si può parlare di una relazione in termini astratti, uomo-donna in termini astratti, ma una relazione concreta tra un uomo e una donna determina che quell'uomo è determinato da quella donna e quella donna è determinata da quell'uomo in quella relazione, così mi pare che dobbiamo parlare del ministero. Quindi, per parte mia, no, mi pare che sia importante non temere di insistere sulla dimensione funzionale, sul ruolo, domandando però che a questo ruolo, che a questa funzione accedano solo coloro che sono degni,
solo coloro che sono idonei, dove l'idoneità o la dignitas, no, è legata a una dimensione oggettiva di capacità, quello che veniva detto prima e che anche ieri Monsignor Bresciani sottolineava, e una dimensione personale di capacità di testimonianza, dimensione di maturità, no? E quindi di essere persona all'altezza del compito che gli è affidato. In passato questa faccenda funzionava bene perché? Perché erano talmente tanti a domandare che si poteva fare la selezione. I gesuiti non potevi andare se non avevi almeno la media di non so che cosa. Quindi, no? No, sì, una volta sì, adesso... eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi mi pare importante tenere presente questo. Quindi tutti quegli elementi entrano, ma in questa correlazione. Se uno non è capace di relazione, io mi domando, ho presente il caso di un prete, no, che è affetto da borderline autistico. Al vescovo gliel'abbiamo detto in mille modi che non doveva ordinarlo in quella diocesi del mondo, e gliel'abbiamo detto, ho già rivelato la diocesi così, e l'ha ordinato lo stesso. E io pensavo a quello stamattina quando ascoltavo la professoressa. Questo per quanto riguarda modello di chiesa, e qui siamo al punto dolente. Al punto dolente perché ad oggi non esiste un modello di chiesa condiviso. È una balla colossale che ci sia una ecclesiologia del Vaticano II condivisa. Anche perché in realtà, io dico ai miei studenti, facciamo questa esperienza, andiamo in biblioteca e prendiamo 100 libri di ecclesiologia preconciliare e 100 libri di ecclesiologia postconciliare. Non c'è bisogno di prendere 100 libri di ecclesiologia preconciliare, ne basta uno, tanto sono tutti uguali. Ma perché stava nella teologia fondamentale o apologetica. E quindi nella modalità della trattazione dell'aspetto soltanto visibile, istituzionale, la Chiesa è quella. Il Vaticano II ha fatto un'operazione straordinaria, ma fregarola, perché reintroducendo l'elemento misterico ha determinato che tu te la puoi giocare come ti pare, perché cominciare dalla Trinità, poi cominciare dalla parusia, poi cominciare da Cristo, poi cominciare dallo Spirito, poi cominciare dal Concilio di Trento, no, come dire. Io facevo sempre la domanda, no? Quando è stata fondata la Chiesa? No? E uno ha risposto, gli ho dato il bigliettino, al Concilio di Trento. Non è così, quindi... chiaro, chi mette la Trinità, chi mette Cristo, chi mette la chiamata dei discepoli, quello che ne sia, quindi c'è una variabile. Tuttavia, ci sono degli elementi che sono stati affermati con chiarezza dal Concilio. E un elemento irrinunciabile, tant'è vero che non ci sarebbe stato tanta discussione intorno a questo, no, è esattamente l'inquibus et esquibus, nelle quali, a partire dalle quali, esiste l'una e unica Chiesa cattolica. Lumen Gentium 23, che parla della Chiesa, corpo mistico di Cristo, la quale è anche
Francesco domanda e dalla risposta è fatto certo che il candidato è degno, è idoneo, è adatto, è all'altezza del compito. E qui la domanda: dov'è la parte del popolo di Dio? E dov'è la parte del presbiterio? Può il vescovo decidere autonomamente? E se sta dentro una rete di relazioni? Certo, i due che stavano qui forse lo rivendicano come diritto. E nella relazione individuale con lo Spirito. Ma, perdonate, adesso stava venendo avanti la dimensione della Chiesa sinodale. E io, girando, dico in continuazione: attenzione a non tradurla in una moda, che dura il tempo di una moda. Ma nella dimensione sinodale, no, il primo momento è affidato al popolo di Dio, alla profezia del popolo di Dio. E dov'è la parte del popolo di Dio in questo discernimento? Dov'è la parte del presbiterio in questo discernimento? Ora, nulla da dire su Luciano e sul suo ministero, anche perché, come dire, lui sta ad Ancona, io sto laggiù, quindi magari se uno stesse... anche questo è un elemento che corrisponde ancora a Trento. No, insomma... In questo processo a me sembra importante che venga verificata l'idoneità, cioè preferisco utilizzare il termine latino, la dignitas, perché nella dignità c'è una convergenza di elementi oggettivi e soggettivi, c'è una corrispondenza tra la necessità del ministero e la configurazione del ministro alle condizioni di esercizio di quel ministero dentro quella determinata situazione. Se volete faccio un esempio legato ai vescovi. Di solito si fa la riserva, no? Cioè si prende un candidato, si fa l'interrogatorio, si domanda, si manda la richiesta e quindi sotto segreto arriva la domanda se un tal candidato presentato da un vescovo, dal suo o da qualcun altro, lui non è presentante ma è presentato, lui. Mario Florio, no, presentato, fanno la domanda, eccetera, eccetera. Le risposte sono positive, non ci sono elementi troppo così, lo mettono dentro nel pacco. No, il vivaio, no. Poi che cosa succede? Incomincia a liberarsi una diocesi. Lui è ancora giovane, no, poi c'è ancora da fare. Che cosa fanno? Lo mettono come terzo nella terna. Poi, come dire, passa secondo, poi arriverà il momento in cui passa primo, la Chiesa che gli tocca, no. Non è fatto il ragionamento della corrispondenza per quella Chiesa quale pastore, no, questo sarebbe l'elemento, per quella Chiesa quale pastore. Oggi questo emerge... In teoria lo chiedono. Sì, oggi emerge di più. No, sembra nella modalità delle richieste di Papa Francesco, però, come dire, ce n'è ancora tanta di strada da fare. Allora, in questo senso, io credo che è in questa modalità che noi andiamo anche, ad esempio, a superare un sacco di problematiche, cioè la necessità di avere preti per dire la messa. In realtà, se c'è una corrispondenza con la comunità, c'è una specie di patto, c'è una specie di alleanza, c'è una specie di modalità di verifica anche se le relazioni sono possibili. Se due non si possono sposare, si vede subito. E
gente che gira, che fa come gli aerei di Mussolini piazzati in 100.000 posti, no, perché non stanno bene da nessuna parte. Non so, allora, credo che qui è in questa relazione che ad esempio supereremmo tante richieste di gente che vuole farsi prete per il ruolo, o gente che trova lì una forma di costruzione delle proprie relazioni privilegiate. Scusate la formula eufemistica. No, bisognerebbe fare una statistica e chiedere ai sociologi, ad esempio, sotto segreto, andando a verificare che tasso di omosessualità c'è nei presbiteri oggi. E tolti i vecchi, gli anziani, i quali, sui quali non c'è gran dubbio, no, che non lo siano, ma che escono e usciranno presto di scena. Quando escono di scena, quelli che rimangono, ma ci sono presbiteri che si aggirano sul 60, 70, 80%. Non esagero. Ci sono presbiteri che perché si sono chiamati come le ciliegie. Perché nasce per forme di colleganza, ecco, grazie, non mi veniva il termine. Così. Allora, naturalmente, se popolo di Dio, presbiterio, vescovo, devono trovare il consenso, e quando dico popolo di Dio, parlo di sensus fidei, quindi bisogna interrogarlo, come sui dogmi mariani il Papa ha avuto il coraggio di domandare ai vescovi, no, che cosa pensavano i loro fedeli e loro stessi di quel dogma. I vescovi devono avere il coraggio di domandare. Il sei certo che ne sia degno deve avere questo consenso di base. No. Allora è evidente che la parola positiva sarà su chi ha camminato nella vita cristiana. Tutto il discorso che facciamo sulla maturità umana, no, prima della maturità spirituale e della maturità spirituale prima della maturità pastorale. Se non ha camminato nella vita cristiana, che è insieme umano e spirituale, cioè vita teologale, quindi perché il ministero, il servizio ministeriale è ulteriore rispetto alla vita cristiana. È ulteriore. Quindi bisognerebbe ad esempio interrogarsi oggi, no, se la coltivazione di giovani pianticelle dentro in un seminario garantisca questo, o non sia, ad esempio, come facevano i padri, no, la domanda della provvisione con un uomo che dia garanzie. E se dà garanzie, ma che ti importa se è sposato o non è sposato? Da garanzie. E questo, badate, non tocca nulla alla vita religiosa, che ha un suo registro e che ha bisogno di trovare la modalità per cui possa svolgere la sua presenza significativa, se è vita religiosa tout court, e se è vita religiosa legata al ministero sacerdotale, che la possa svolgere nella modalità di portare il proprio carisma, perché è legata assolutamente e fondamentalmente a questo. Perché è solo dalla vita santa del popolo di Dio che nascono vocazioni, carismi, ministeri, queste storie qua. Per questo a me non convince tanto padre Giacomo, vero? Ferdinando, scusami, non so perché ti ho ribattezzato, tipico, Giacomo della Marca, Ferdinando, la questione del punto di partenza degli stati di vita. Il Concilio non ci fa seguire questa via, ma ci fa seguire la universale vocazione alla santità, che poi può differenziarsi nel diritto di scegliere il proprio stato di vita. E però è evidente che tutto questo è a condizione di una maturità della vita cristiana. Se manca questo, poi lo sperimentate. No, e voi frati più di noi. Gente che viene a bussare al convento in ragione, dove finiva?
devo finire. Che viene a bussare al convento in ragione dell'estetismo francescano. Quanti ce ne sono? Gente che viene a bussare al monastero in ragione di una ricerca individualistica di santità. Non è così. Fine. Vado al... Tutta la riflessione andrebbe a svolgersi intorno alla universale vocazione alla santità. E qui andare a vedere per favore che cosa è successo in sottocommissione, come si sono accapigliati quelli che venivano, i sei che venivano dalla commissione sul popolo di Dio e i sei che venivano dai religiosi, come i religiosi non volevano mollare in nessun modo questa faccenda. Allora a me pare, no, che noi possiamo dire: con la vita teologale si è dentro un dinamismo relazionale, perché il battesimo, questo è un altro elemento che insegna, come dire, antropologia teologica. Uno degli effetti è essere fatti membri della Chiesa. Si richiamava ieri la questione degli ortodossi. Dinamismo relazionale a carattere ecclesiale che è costitutivamente, strutturalmente vocazionale. Cioè la domanda è: quale posto mi è dato nella Chiesa Corpo di Cristo? Che pietra sono nella costruzione del Tempio? E cosa faccio nel cammino del popolo di Dio? Quindi c'è una dimensione ecclesiale della vocazione con un necessario superamento dell'approccio individualista. Io ho la vocazione. Questo paradossalmente può valere per i frati, non può valere per la provvisione. Qui, in questo senso, è la Chiesa che chiama. Ma la Chiesa è tutta la Chiesa, no? Con quel dinamismo che abbiamo detto prima, e quindi il Vescovo accetta, riconosce, e quindi in questo senso introduce all'interno di un presbiterio per una forma di servizio. Per cui, a parere mio, un risultato, una sfida necessaria per realizzare una giusta riflessione intorno alla vocazione al ministero ordinato, no? È quella di distinguere teologia della vocazione e chiamata al ministero. E distinguere l'aspetto di una scelta, no, a uno stato di vita, e invece la necessità della Chiesa di ministri. E quindi starei molto cauto, no, ad agganciare teologia del ministero e teologia della vocazione, no, e sviluppare invece una necessaria riflessione intorno alla provvisione dei ministri necessari e idonei per una Chiesa, no, che voglia camminare nelle vie del Regno di Dio.